Funziona. Benvenuti a tutti al laboratorio trazione di terra. Questo è il modulo pomeridiano, è proprio un workshop con la guida della dottoressa degli Innocenti. Prima analizzeremo il caso della mostra Il tessuto è tutto, di cui ha parlato anche questa mattina, e poi ci cimenteremo in un laboratorio. Passo la parola alla dottoressa degli Innocenti. Allora, prima di approfondire, diciamo, il mood della mostra Il tessuto è tutto, riprendo un po' le fila del discorso che abbiamo interrotto stamani, no? Che riguardavano il concetto appunto di un museo come un'entità che non è ingessata su se stessa ma in continuo movimento. Quindi, pensando a questo museo nei prossimi anni, abbiamo anche in mente delle sfide che ci attendono, come quelle che vi vado ad elencare, cioè aumentare la capacità di autofinanziamento e incrementare le attività commerciali, proprio perché gli enti, diciamo, che finora ci hanno sostenuto, ora saranno, diciamo, riconfigurati all'interno del nostro comitato di gestione, quindi anche il peso economico verrà, diciamo, a diminuire. Coinvolgere in modo strutturato le aziende, fare in modo, cioè, che le aziende che finora, diciamo, hanno avuto un buon rapporto con noi si fidelizzino sempre di più all'istituzione museale attraverso, diciamo, una comunicazione, una partecipazione più intensa alle nostre attività, avere un ruolo attivo quindi nelle politiche di integrazione, perché noi abbiamo questa comunità cinese da dover integrare, quindi da dover far partecipe anche della nostra attività culturale, e sono un ottimo bacino, diciamo, di utenza per il museo. Implementare la funzione educativa specializzata, il museo quindi come centro di alta formazione che può diventare anche agenzia formativa, cioè può svolgere una funzione, diciamo, parallela a quella istituzionale, no? della scuola, attraverso corsi specialistici. Avviare sinergie strutturate con i musei fiorentini che hanno collezioni simili alle nostre. Cioè iniziare a fare rete, ma in maniera strutturata, con altri musei che possano dialogare sugli stessi contenuti, proprio per facilitare il rapporto di scambio delle collezioni e così anche facilitare la possibilità di avere accesso a contenuti comuni. Quindi quello che si diceva prima, fare rete. Collaborare alla costruzione di un network italiano ed europeo dei musei del tessuto e della moda. Quindi poi allargare questo concetto piano piano sia a una dimensione nazionale che a una dimensione internazionale. Sono sfide, diciamo, che si sta cercando ora di mettere in atto, naturalmente considerando tutte le difficoltà che ci possono essere nel dialogo tra musei che hanno strutture amministrative e gestionali diverse dalla nostra, perché vi ripeto, noi siamo una fondazione pubblico-privato, quindi abbiamo un livello più flessibile di gestione, diciamo così, sia dei contenuti che poi della forma organizzativa anche degli eventi, mentre altre realtà che possono essere statali piuttosto che comunali hanno forme un po' diverse e molto forse più burocraticizzate che non le nostre. Quindi ci siamo chiesti anche a che cosa serve un museo del tessuto in un distretto tessile contemporaneo. E questa è una domanda che vi dovete fare anche voi, che avete in mente di creare appunto un centro di documentazione, un museo sulla civiltà contadina. Sono le stesse domande che magari possono essere spalmate su contenuti diversi, anche perché i distretti appunto si configurano economicamente in maniera diversa. È il luogo detentore della memoria storica, della tradizione, e questo è un elemento nobilitante per la vostra città. È un centro di interpretazione del passato e del presente, perché il museo fornisce quegli strumenti per capire il proprio passato e per far sì che questo passato non sia dimenticato, ma riviva un nuovo presente, forse tecnologizzato, forse non nella stessa modalità, ma i concetti della tradizione possono essere rivitalizzati da un'interpretazione contemporanea. Il museo, avendo in mano gli strumenti per conoscere il passato, può essere utile anche per, diciamo, riflettere certi contenuti anche nella contemporaneità. Quindi
L'istituzione deve essere aperta in relazione viva e dinamica con la città, quindi vi dovete muovere in sinergia con tutta, diciamo, la comunità, che sia, diciamo, l'attività con le attività economiche, commerciali, con la vita politica, insomma, dovete cercare di fare anche rete a livello istituzionale e comunque tenere anche un occhio all'economia e al territorio da un punto di vista proprio della gestione del territorio. Ed essere proprio un simbolo, essendo appunto detentori di una memoria storica, ma anche portatori di sapere, un partner attivo per il rilancio dell'area e dello sviluppo di un'idea di futuro, quindi anche con una funzione propositiva, quindi essere anche un centro produttore di idee, di stimoli anche per la vita economica, dal momento che i vostri oggetti hanno a che fare con attività economica di questo territorio. Gli stessi intenti appunto sono anche alla base del nostro museo. Pertanto abbiamo cominciato a lavorare, come vi dicevo, anche negli anni precedenti, ma in questi ultimi 2 anni in modo particolare, con temi che diciamo, vedono il tessuto come protagonista di un linguaggio che si trasferisce nella moda. Una delle prime esperienze è stata nel 2005, una mostra che abbiamo fatto sul jeans, che ha avuto un grande successo di pubblico perché jeans è una materia popolare che tutti conoscono. Abbiamo anche spalmato questo contenuto sulle 3 aree del museo, cioè sull'area che riguarda appunto la tradizione antica, che cos'era il jeans, diciamo, nella tradizione popolare, quanto un tessuto di uso popolare. Siamo andati al Museo di Arte e Tradizioni Popolari di Roma, che è una riserva infinita di idee e anche di cultura materiale, oltre che abiti popolari da tutte le regioni italiane, quindi compresa anche la vostra. Ci sono proprio oggetti di cultura materiale, ceramiche, legni, oggetti d'oreficeria che sono stati raccolti nel primo decennio del Novecento per una grande mostra che fu fatta a Roma, una mostra nazionale sulle arti e le tradizioni popolari di ciascuna regione italiana. Quindi per autorizzazione, diciamo, reale furono mandati i cosiddetti raccoglitori, che erano degli esperti studiosi, no? In tutte le regioni italiane, a mappare in ogni regione le particolarità, diciamo, le eccellenze che le diverse culture nelle diverse province potevano, diciamo, aver espresso nel corso dei secoli in tutta la produzione di cultura materiale, quindi dalle ceramiche agli abiti e così via. Quindi per ogni regione italiana lì veramente c'è un patrimonio infinito a cui attingere per quanto riguarda appunto idee, spunti e collegamenti anche con le vostre cose. Quindi dal Museo d'Arte e Tradizione Popolare abbiamo preso in prestito alcuni abiti che risalgono, diciamo, databili tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, di ambito genovese, che è il territorio da cui appunto il jeans in teoria proviene. In realtà appunto è un tessuto che si fa semplicemente alternando il colore dell'ordito con la trama, ma alla fine è un tessuto appunto di produzione popolare e comune a molte regioni italiane. Tra l'altro io ho trovato di recente, per un'altra mostra sul vintage, un completo maschile sempre del primo decennio del Novecento, sempre del Museo d'Arte e Tradizione, e il pantalone è a tutti gli effetti un jeans, quello che noi chiamiamo jeans, cioè un denim. Denim è il tessuto, jeans è la confezione. Poi avevamo tutta una collezione di jeans storici dei tre marchi storici americani, Levi's, Lee e Wrangler, che sono le 3 aziende leader ancora, insomma, del settore, e dei capi rarissimi trovati appunto attraverso un vintagista conosciuto come Angelo. Chi di voi studia moda, insomma, lo conosce, è uno dei maggiori vintagisti italiani, che ha una collezione appunto di jeans dannata di questi 3 grandi brand. Quindi abbiamo sviluppato il tema attraverso il brand americano, ma anche portando poi il discorso su quello italiano, i primi marchi che iniziano a produrre jeans in Toscana, e quindi Rifle piuttosto che
Roy Roger, che sono state le prime due aziende ad avviare in Toscana la produzione di questo tessuto, e anche la confezione. Fino ad arrivare alla contemporaneità. Il 2005 è stato l'anno del jeans e non c'è stato brand che non l'abbia prodotto in tutte le sue infinite declinazioni, paillettato, super paillettato, brillantinato, cioè c'è stato proprio il festival dei jeans di lusso, tanto che in quell'anno mi ricordo un paio di jeans di cavalli, insomma, arrivava a costare tipo sui 1.000 euro, da quanto era arricchito. Pensando appunto al paradosso che il jeans è tessuto popolare, ma nobilitato di tutte queste lavorazioni, poi poteva essere veramente considerato un prodotto di lusso. Quindi abbiamo, ecco, esplorato questo mondo che ha avuto un bel successo di pubblico, facendo anche dei lavoratori collegati, come vi dicevo prima, alla personalizzazione del jeans in modo creativo. Il mio jeans, perché è il mio, perché me lo lavoro, perché ci faccio tagli, usure, ci faccio trattamenti particolari, diventa mio a tutti gli effetti, me lo personalizzo come una carta d'identità. Questa era un po' l'idea, insomma, della mostra. E qui avevamo l'allestimento, in teca avevamo messo i reperti storici d'archivio sia provenienti dalle collezioni di Angelo, quindi Levi's Wrangler è lì, ma nella parte centrale c'era tutta una sezione dedicata al denim toscano. Più avevamo fatto questa installazione, vedete queste jeans appesi a una griglia dove si poteva trovare, sono tutti jeans usati. Tutti i tipi di, come dire, deterioramento di questo materiale prodotti in via naturale e che gli stilisti contemporanei osservano, studiano e reinterpretano poi nel jeans di produzione attuale, quindi magari jeans macchiati, logorati, tagliati, usurati con le trame a vista, tutte operazioni che ora sono riproducibili anche a livello industriale e che fanno l'immagine del prodotto denim nella contemporaneità. Un'altra mostra invece su cui c'è stato da lavorare tanto insieme a musei stranieri è stata Intrecci Mediterranei. E mostrare appunto come la cultura tessile sia una cultura che nel tempo ha veicolato tanti stimoli culturali, anche simbologie che poi, diciamo, da Oriente a Occidente sono state rilette trasversalmente oppure sono stati assegnati significati diversi attraverso sia manufatti, quindi tessili che raccontano di queste contaminazioni culturali attraverso le simbologie, sia attraverso un veicolo privilegiato come il tappeto. Avevamo dei tappeti straordinari che venivano da Museo Bardini, Palazzo Pitti, un museo di San Gimignano, dove erano evidenti le contaminazioni simboliche e culturali tra Oriente e Occidente. Questo giusto per darvi qualche idea, insomma, su quello che abbiamo fatto in sinergia con le aziende. Un'altra bella mostra che abbiamo fatto nel 2007, cioè piccola, questa di piccolo taglio, non grande, ma nata veramente in collaborazione con l'Unione Industriale Pratese. C'è stato un momento in cui gli industriali hanno cominciato a prendere in considerazione la fibra nobile. Noi si viene da una tradizione di prodotto medio-basso, cioè il cardato, che è un prodotto riciclato, come vi dicevo stamani. Gli imprenditori hanno capito che magari lavorando su un mercato più alto potevano avere possibilità anche di vendita maggiore. Quindi hanno cominciato a interessarsi a questa fibra nobile, che è il cashmere, che si ottiene dal vello di un animale che è la capra Hircus, una capra originaria appunto dell'Asia centrale, e la cui fibra poi tra l'altro è difficilmente rintracciabile nel prodotto che ci arriva dall'Oriente, perché anche vista al microscopio ha delle caratteristiche molto affine ad altri velli. Quindi stabilire se è tutto cashmere, è per metà cashmere, che qualità di cashmere esistono. Quindi avevamo fatto tutta una parte touch con vari micronaggi del cashmere, dal 13, dal 16 al 20 di micronaggio, micronaggi diversi che ci davano la possibilità anche di interpretare la materia prima, capire qual era quella più di pregio, quella di meno pregio, e sviluppare quindi un percorso sui cinque sensi che questa fibra poteva offrire,
alla nostra percezione, il tatto, quindi la parte touch, la vista, cioè il prodotto finito di cashmere, quindi tessuti realizzati con questa fibra. Poi la parte del gusto affidato a tutta una serie di prodotti che un'azienda del territorio del Chianti sta producendo grazie all'allevamento di questa capra. C'è un'esperienza appunto di una signora americana che ha allevato capra Hircus proprio sulle colline vicino Firenze, dando appunto anche dei risultati interessanti, quindi producendo formaggi caprini piuttosto che prodotti per la cura della pelle, perché il latte di capra per esempio è ottimo per chi ha allergie alla pelle. L'udito invece era interpretato dai canti che i mongoli, le popolazioni mongole che sono tradizionali allevatori della capra Hircus, intonano per far sì che queste greggi, che queste appunto capre si riproducono e quindi hanno una funzione benaugurante legata all'antropologia. Quindi c'era una campana in cui uno si metteva sotto, ascoltava queste nenie che i mongoli intonano proprio per favorire lo sviluppo di questi greggi. Quindi avevamo cercato insomma di tirarci dentro tutti i sensi di questa fibra, è una fibra di eccellenza, una fibra di qualità, rispetto alla quale appunto l'Unione Industriale in quel momento stava facendo un'azione di promozione, quindi in questo ci siamo allineati con il distretto. Un'altra mostra divertentissima, ma appunto tutta da studiare, è quella stata su, che abbiamo fatto su Tayat. Noi abbiamo come museo, grazie agli amici dei musei, acquistato il guardaroba di questo designer, lo chiamerei più che semplice appunto artista, è anche artista ma anche è stato un grande designer, che ha inventato la tuta, il capo d'abbigliamento unitario di cui si parlava stamani, un personaggio che non è mai emerso per vari motivi di natura anche personale, che è stato in contatto con i futuristi, di cui si sapeva poco fino a quel momento, ma che di cui abbiamo portato in luce soprattutto la carriera che lui ha, cioè l'attività che lui ha svolto con Madeleine Vionnet, che sapete è stata diciamo una delle madrine della couture parigina negli anni 20, e lui proprio ha collaborato, abbiamo ritrovato tutti gli schizzi, i bozzetti che lui ha prodotto per la Maison Vionnet dal 20 al 25, periodo in cui naturalmente ha alacremente operato per questa maison. È tutto diciamo anche il tentativo suo di far brevettare la tuta femminile alla Vionnet. Quindi è stato interessante come esperienza di studio, oltre a tutto quello che ha fatto nel settore del design, perché chiaramente ha progettato anche cappelli che non sono mai stati messi in produzione, piuttosto che capi d'abbigliamento da spiaggia. È uno che ha brandizzato diciamo, un suo target, spalmandolo al tempo in maniera quasi avveniristica su tutti i momenti della giornata, allo sportswear piuttosto che all'abito da sera, piuttosto che all'abito da giorno e così via. È stato un antesignano insomma del sistema moda, infatti il titolo era Tayat alle origini del Made in Italy. Queste sono tre tute che abbiamo ricostruito sulla base dei cartamodelli, quindi abbiamo fatto anche una ricostruzione filologica dei capi, tenendo presente le dimensioni e i cartamodelli che lui aveva disegnato esattamente per l'abituta, la tuta e la tuta femminile, per questi tre capi d'abbigliamento che lui considerava di base per tutti coloro che volessero essere allineati con le tendenze del momento. La cosa carina è che poi tutto questo materiale, tutti questi contenuti sono stati traslati in un contest, l'European Tuta Award, a cui hanno partecipato scuole di settore da tutta l'Europa, erano 200 progetti, poi selezionati 20, 20 messi in mostra e 3 quelli vincitori che voi vedete lì in angolo, questi tre capi, piuttosto interessanti, proprio per i concetti, diciamo, di restalizzazione dell'idea che sta nella testa di Tayat, cioè muovendo da quei principi hanno fatto qualcosa di completamente nuovo, creativo, senza abbandonare il filo conduttore con il capo originale.
I ragazzi poi naturalmente hanno ricevuto un premio in soldi messo a disposizione da Patrizia Pepe, che era il nostro main sponsor di questo Tuta Award, e hanno avviato fortunatamente da questo momento in poi una loro carriera professionale. Sono stati anche molto fortunati, sinceramente erano molto bravi e ci ha fatto molto piacere, diciamo, dare visibilità, ecco, già diciamo, ai loro esordi. Un'altra mostra che invece parlava di tessuto tecnologico è quella Superhuman Performance, l'evoluzione del tessuto per lo sport. È stato anche qui un momento importante di confronto con le aziende che stavano mettendo a punto prodotti di alta tecnologia fatti con microfibre o fibre speciali adatti a determinati usi nell'ambito dello sport o della vela. C'è un'azienda per esempio che ha prodotto le vele per la famosa imbarcazione di Prada e Luna Rossa, e quindi ci piaceva, insomma, mettere in luce anche questa specialità che è dentro il nostro distretto, piuttosto che ne so, i costumi da bagno dell'arena, quelli famosi senza cucisure che permettono lo scivolamento in acqua a maggiore velocità rispetto agli altri, perché hanno un sistema, diciamo, di fibre e di possibilità di connettere i lembi del tessuto per adesione e non per cucitura, quindi c'è meno frizione, diciamo, in acqua rispetto ad altri costumi da bagno. Quindi qui avevamo però anche, diciamo, messo in esposizione dei reperti demo etnoantropologici, delle mutande da bagno della etnia, di un'etnia del vicino al eschimese, in prestito dal museo antropologico, che erano interessanti perché diciamo, in una delle prime olimpiade il rappresentante di questa etnia Inuit le aveva indossate essendo molto fiero appunto della propria provenienza, e quindi ci piaceva ricordare anche questa particolarità. Altra mostra enorme è stata quella in collaborazione con l'Hermitage, ce la siamo proprio costruita noi e l'Hermitage, ritagliando il tema sulle relazioni tra Russia e Italia, sul tema della commercializzazione dei tessili e naturalmente del gusto tra la Russia e l'Italia, in un arco cronologico che va dal tardo medioevo fino a Pietro il Grande, fino al Settecento. Quindi per capire anche, diciamo, quali sono stati i contatti commerciali e culturali fra questi due mondi apparentemente così lontani e distinti, e come poi Pietro il Grande si sia poi allineato al gusto europeo dopo essere intercorso le generazioni di zar, che naturalmente non hanno mai cambiato il loro status di abbigliamento, sono sempre rimaste, diciamo, fisse nel loro sistema vestimentario. Quindi abbiamo ritrovato anche qui numerose connessioni facendo ricerche d'archivio, anche di molto divertenti, in cui sono venute fuori tutte le visite degli ambasciatori russi ai granduchi di Toscana, tra l'altro appunto protagonisti di scenette veramente comiche, perché chiaramente quando le culture diverse si incontrano poi ne nascono o fraintesi, o comunque ci sono delle differenze così rilevanti che anche i cronisti dell'epoca segnalano, no? Che appunto questi ambasciatori sapevano un cattivo odore, non si lavavano tanto, piuttosto che avere la cattiva abitudine di così trattare male le donne, trattare male i preti, ce ne avevano una in seguito che hanno massacrato di botte, oppure comunque l'uso anche dei granduchi di donare a questi ambasciatori stoffe preziose, stoffe di produzione fiorentina. In questa occasione noi abbiamo ritrovato un ritratto di Susterman, che sapete era pittore di corte granducale, di un ambasciatore russo che ha diciamo, i suoi capi d'abbigliamento realizzati con stoffe fiorentine. Quindi proprio a dimostrazione di queste interconnessioni che avvengono sulla base di un prodotto tessile o comunque di un prodotto che ha veicolato delle relazioni commerciali ma anche istituzionali tra due paesi. Era una mostra molto bella, impegnativa, ha comportato la movimentazione di 150 opere dall'Hermitage, quindi non vi dico appunto anche la selezione e la
la decisione dell'allestimento, che comunque è stata condivisa, ma tutto questo ha avuto un processo di 2 anni di preparazione prima della realizzazione. Un'altra cosa divertente che abbiamo fatto, questo un po' in scioltezza, questa è una mostra di taglio medio, è quella in collaborazione con il Museo di Montelupo, che è un museo che conserva ceramiche montelupine. Montelupo è stato centro produttore di ceramiche smaltate con, diciamo, motivi ornamentali, quindi abbiamo messo in connessione queste due diciamo, espressioni artistiche, tessile e ceramica, facendo vedere come in alcune epoche, specialmente il 400, Rinascimento, i linguaggi erano molto simili. Per esempio qui abbiamo un tessuto con un motivo a fiore di cardo e qui abbiamo trovato la maiolica con il fiore di cardo. Qui avevamo invece il monogramma cristologico, che è identico ad un tessuto figurato sempre della seconda metà del 400. Qui invece ci sono i motivi medievali con le figure verdi, che sono molto simili ai tessuti lucchesi dello stesso periodo, quindi trovando delle connessioni sull'aspetto iconografico. Poi l'altra mostra invece che abbiamo sviluppato, anche questa su 3 piani, dall'antico al contemporaneo, è la mostra del 2012, Vintage, l'irresistibile fascino del vissuto. È un fenomeno culturale che si è, diciamo, manifestato negli ultimi 10 anni con grande attenzione da parte di un pubblico stratificato, molto anche pubblico giovanile, perché ci sono appunto dei blogger che veramente fanno di questa materia il vivere quotidiano, oppure fanno selfie con i capi d'abbigliamento che acquistano nei mercatini dell'usato, ma che comunque fa parte di un atteggiamento culturale che è radicato anche nella nostra tradizione passata. Come sapete, nel passato, nelle epoche storiche, diciamo, l'accesso al tessuto, soprattutto quello prezioso di seta, era un accesso limitato alle classi più agiate. Il popolo si serviva, soprattutto per la confezione dei propri capi d'abbigliamento, al mercato dell'usato. I rigattieri non soltanto erano abilitati alla rivendita di oggetti d'uso quotidiano, ma erano abilitati anche alla vendita di tessuti, di capi d'abbigliamento già confezionati, che passavano una nuova vita nelle mani di altre utenze, che poi naturalmente si aggiustavano le confezioni a proprio fisico e passavano di generazione in generazione questi capi d'abbigliamento, finché di per sé il tessuto non finisce, si logora, ma, diciamo, una volta logoro può essere passato al riciclaggio e alla lavorazione nell'ambito della carta, perché il tessuto si ricicla poi sotto forma, alcuni tipi di tessuto sotto forma di carta. Quindi, e nell'Ottocento invece, nella nostra tradizione pratese, il tessuto si ricicla sotto forma di lana, di fibra che viene reintegrata nel processo della lana rigenerata. Quindi la prima parte riguardava proprio diciamo, l'approccio storico all'usato, al riuso delle stoffe, al passaggio continuo da una funzione all'altra di un tessuto. La seconda parte riguardava invece la nostra tradizione pratese, perché ce l'abbiamo proprio nel settore del riciclaggio dell'abito usato per recuperare la fibra. E l'ultima parte invece è la nascita del fenomeno vintage. Inizialmente, diciamo, il recupero dell'usato durante il periodo del 68, quando i giovani cominciano, diciamo, ad appassionarsi a un capo d'abbigliamento che viene dall'America e che si chiama appunto jeans, ma che è reperibile ancora negli anni 60, non su grande scala, ma attraverso il mercato del riuso, quindi i magazzini dell'usato. Da lì poi l'accesso progressivo all'usato, diciamo, come anche forma di abbigliamento della protesta giovanile, quindi tutto l'etnico che viene rivisitato negli anni 60 e 70, i grandi couturier che cominciano a guardare all'abbigliamento giovanile con interesse e quindi a impostare le proprie collezioni sul mood del momento, cioè sulla tendenza del momento, che è quella dell'etnico. Quindi i primi Yves Saint Laurent che diciamo, impostano le collezioni sulla tendenza al folk spagnolo piuttosto che a quello russo, quindi l'haute couture che
si modula sulle esigenze sul gusto della moda giovanile. Poi la nascita del sistema moda e quindi le collezioni che si definiscono secondo ambiti di pertinenza, l'alta moda, quindi è la moda pronta, il pronto moda e quindi la moda giovanile. E quindi tutta la tendenza che poi passa attraverso, diciamo, il prodotto di prêt-à-porter. Fino al fenomeno contemporaneo che vede come protagonisti, diciamo, di questa esplosione mediatica gli attori di Hollywood, tra cui Julia Roberts per prima, che mi pare nel 2000 si presenta a ricevere l'Oscar con Un Valentino Dannata, e da lì è cascata tutta una serie di star che continua ancora oggi a presentarsi sui red carpet con abiti, diciamo, d'epoca. È dannata, si direbbe vintage, è un termine che viene appunto dall'uso enologico, significa appunto dannata. Quindi avevamo coinvolto l'archivio Pucci, di Emilio Pucci, un archivio bellissimo che conserva capi d'abbigliamento, ancora, diciamo, quelli originali. E il fenomeno anche che si assiste all'interno dei brand che restylizzano se stessi, cioè quelli che sono stati capi di punta ad una collezione del passato vengono rieditate magari a 25 anni o 30 di distanza. Infatti queste miniature che vedete in basso, la presentazione della collezione del 95 che era ispirata invece a modelli originali del 68. Quindi, il brand che diciamo, usa il proprio archivio come fonte, diciamo, di rinobilitazione del proprio prodotto, cioè ciò che dà nobiltà al proprio prodotto, l'avere un archivio, ma anche la possibilità di riproporre, diciamo, degli evergreen, come in questo caso appunto gli abiti, la collezione di Emilio Pucci degli anni 60. Altri brand che avevamo coinvolto erano Gucci, per chi fa moda, insomma, non, avevamo appunto chiesto all'archivio Gucci il bamboo bag, che è stata uno degli oggetti di culto, ma lo è ancora, rieditata da Frida Giannini nel 2012, una nuova edizione della stessa borsa, che è stata indossata da personaggi famosi, come del resto la Kelly di Hermès, no? Anche quella rieditata costantemente dall'azienda. Avere una Kelly significa prenotarla oggi e tra un anno è pronta. Quindi avevamo i vecchi modelli di Kelly di Hermès e la versione, diciamo, contemporanea. Quindi tutta una serie, diciamo, di esempi che dimostravano, diciamo, come l'attenzione al passato fosse, diciamo, per alcuni brand una risorsa, perché sono i masterpiece che vengono rieditati o vengono restylizzati, anche Ferragamo ci aveva dato diverse scarpe interessanti, oppure come, diciamo, l'usato venga anche studiato da un punto di vista del degrado del tessuto o del capo, per essere, diciamo, poi riproposto quel tipo di degrado, che può essere una decolorazione piuttosto che una costruzione, eccetera, in un fattore immagine, in un fattore moda delle collezioni contemporanee. Per esempio, tanti capi spalla che avevamo erano tutti studiati sulla base di capi d'abbigliamento militari degli anni 30-40. Quindi chi fa giubbotteria spesso guarda diciamo, all'usura come, diciamo, per trattarla come immagine da proporre nelle collezioni contemporanee. E infine l'ultima mostra, che è stata fatta in collaborazione appunto con la Fondazione Gianfranco Ferré di Milano. Vi spiegavo stamane che nella fondazione si conservano tantissimi abiti prodotti dalla Gianfranco Ferré, soprattutto le collezioni che vanno dagli anni 90 al 2006. Nell'ambito di queste collezioni noi abbiamo scelto di concentrarsi sul capo principale che identifica questo stilista, che è la camicia bianca. Lui ha esordito appunto dando a questo capo d'abbigliamento un significato veramente
forte da architetto, quindi lavorando sul discorso strutturale della camicia, che non è soltanto un capo per sotto o su cui ci si va a sovrapporre cose, ma è quasi una blouse, quindi un capo che di per sé, diciamo, ha una propria identità, e tutti gli studi di stile che lui ha fatto per ritrovare sempre un'identità diversa a questo capo d'abbigliamento nelle collezioni che vanno dagli anni 80 fino al 2006. Era la prima mostra con cui di nuovo veniva presentato questo importante maestro della moda, e quindi siamo partiti proprio dal capo d'abbigliamento che, diciamo, per cui lui è stato più famoso. Qui avevamo fatto, dovendo scendere così nel dettaglio, in un capo, era una mostra monotematica, quindi si parlava di camicie. Quindi ho detto: come possiamo esplorare questo magico mondo della camicia in profondità, mostrando cioè quelli che sono i valori strutturali di confezione di questo oggetto. Quindi mi è venuto da pensare al restauro, ad una tecnica che si usa anche nel restauro, cioè tecnica radiografica, per diciamo, portare in evidenza quello che non si vede, quello che sta dentro la camicia, i valori anche di stratificazione della confezione, i valori anche di diversi materiali che interagiscono con questo capo d'abbigliamento, che può essere il bottone di madreperla piuttosto che di metallo, eccetera. Cioè la radiografia restituisce la qualità materica degli oggetti, no, nella loro struttura. Quindi che cosa ho fatto? Ho coinvolto l'opificio delle pietre dure, che è l'istituto di restauro che noi abbiamo a Firenze, che per me è un pilastro di riferimento per quanto riguarda tutte le operazioni di gestione delle collezioni e conservazione e allestimento. Quando ho un dubbio chiedo agli esperti, e abbiamo provato a fare delle radiografie sulle camicie che avevamo in laboratorio, che erano in trattamento, e con i raggi X il tessuto è così fine che era poco radiopaco, quindi non rimandava l'immagine. Abbiamo trovato un'altra soluzione, un'altra strada ci è stata proprio indicata da questo esperto radiografo, perché dice: non usate un tavolo retro illuminato, cioè illuminato da sotto, posizionate l'oggetto, desaturate il colore e provate a vedere che cosa avviene. Quindi con questo sistema, cioè usando un tavolo su cui era sparata da sotto la luce, con, naturalmente, mettendo ad altezza una macchina fotografica digitale, abbiamo provato a trovare quest'altra strada. Abbiamo desaturato alto tutto il colore, abbiamo naturalmente lavorato le immagini per quanto riguarda il fondo, quindi cercando di uniformare, però abbiamo ottenuto un effetto radiografia senza usare la tecnica della radiografia. Quindi è stata un'esperienza interessante, e questo ci ha permesso di fare queste sei macro installazioni, dove avevamo scelto sei camicie che rappresentavano un po' il modus operandi di Ferré, cioè lo studio delle geometrie piuttosto che lo studio degli incastri, piuttosto che gli elementi polimaterici o le stratificazioni di tessuto, cioè linguaggi che lui ha usato, tre o quattro tipi di linguaggio, che sono stati fondamentali per la creazione di questi capi d'abbigliamento, volendoli guardare proprio in profondità. Nel catalogo abbiamo poi Luca Storpini, che ha curato l'immagine del catalogo e che è l'art director di Vogue, si è appassionato poi così tanto che ha detto: dice no, facciamolo su tutti questo lavoro, quindi l'abbiamo fatto su tutte le camicie, è stata una bellissima esperienza. C'era il problema dell'allestimento, da un punto di vista chiaramente conservativo non era facile, perché io avevo 27 camicie da dover esporre e ciascuna da ritagliare con una propria identità, ognuna è diversa dall'altra, ognuna andava valorizzata per le proprie caratteristiche, come dire, strutturali ma anche materiche. Pertanto, lavorando insieme agli architetti, vi ripeto, facendo presente che io avevo bisogno di manichini che non avessero gambe innanzitutto, ma dei manichini che comunque fossero un po' stilosi, non proprio banalissimi, diciamo, manichini sartoriali,
Abbiamo, ecco, trovato queste soluzioni molto suggestive. Ora qui non avete forse la percezione, ma l'allestimento era molto bello, la sala sembrava l'esercito di Xiang, no? Tutte queste statue, però ognuna prendeva luce da uno spotlight, quindi erano ciascuna ben ristagliata, sembravano quasi delle sculture, cioè avevano un impatto tridimensionale molto forte, ciascuna di per sé brillava di luce propria. Con questo sistema che avevamo escogitato, di questi fili tirati da una base circolare, che permettevano di far acquisire estrema leggerezza alla camicia. Quindi il manichino serviva soltanto per supportare queste forme straordinarie che erano di per sé delle architetture. Un lavoro, ecco, molto bello d'allestimento. Questo mi ha dato soddisfazione, pur essendo un contenuto limitato e monografico, però è stato di grande soddisfazione per innanzitutto la scoperta di tutto il lavoro che Ferré ha, diciamo, concentrato su questo capo d'abbigliamento, ma anche una sfida su come valorizzare questi capi in mostra. Va sicuro che è stata un'operazione molto innovativa, perché pochi musei hanno proposto degli allestimenti così, diciamo, anche provocatori. Bene, questa era la prima parte, poi ora, prima di passare alla seconda parte, vi volevo, chi studia museologia, è importante che trovi questo, diciamo, una specie di vademecum che la Regione Toscana ha messo a punto di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali. È un gruppo di lavoro che si è creato nel 2000 e che è una specie di manuale di buone pratiche, sono gli atti di indirizzo dei musei, cioè sono le politiche museali in tutti i loro diversi ambiti, che sono state messe a punto in una decina d'anni su cosa un museo, un'istituzione museale deve, diciamo così, le buone pratiche a cui un museo deve tendere. Dall'ambito 1 che riguarda lo status giuridico, l'ambito 2 l'assetto finanziario, l'ambito 3 le strutture del museo, il personale, la sicurezza del museo, la gestione e cura delle collezioni, con dei sottoambiti che riguardano le norme per la conservazione e il restauro, l'incremento dell'inalienabilità delle collezioni, la registrazione della documentazione finalizzata alla conoscenza del patrimonio, la regolamentazione dell'esposizione permanente e temporanea, quindi ci avete tutto quello che vi serve, più le politiche di ricerca e studio, poi naturalmente i rapporti del museo con il pubblico e i relativi servizi, i rapporti con il territorio e tutte le diverse linee guida. Naturalmente cioè tutto questo rappresenta un lavoro di progressiva ottimizzazione di quella che può essere una struttura museale. Ci piacerebbe essere tutti nelle linee guida e saperle corrispondere fino all'ultima postilla, ma chiaramente devono essere degli atti di indirizzo, cioè si deve tendere a, non può essere fatto tutto e subito, però questo di già è una buona base su cui iniziare a impostare il lavoro all'interno di un'istituzione museale. E questo file lo trovate in PDF nel sito della Regione Toscana, Beni Culturali, mettete atti di indirizzo e trovate in allegato questo file. Che tecnicamente si chiama atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei. Qui c'è l'approvazione ministeriale, quindi va bene per tutta l'Italia. Veniamo ora a quest'altro caso. Ah, no. Dov'è il... Sì? Dov'è? La presentazione. Ah, ecco, presentazione. Bene. Allora, questa mostra è nata praticamente dall'idea di Edoardo Nesi. Edoardo Nesi, lo scrittore, non so se lo conoscete, uno scrittore di Prato,
che ha vinto il premio Strega, che ha scritto della nostra città, ha fatto un po' di una serie di tipo saga, no? Descrivendo, diciamo, un po' in maniera anche surreale il mondo del tessile pratese, le origini, le tradizioni e come anche lui già prefigurava appunto questa crisi appunto del tessile. È stato un assessore proprio nel 2000, tra il 2010 e il 2012, assessore alla cultura della provincia, e in quell'occasione chiaramente, essendo lui un ex imprenditore, aveva piacere di sviluppare, di dare un rilancio all'industria tessile contemporanea. Quindi praticamente grazie alla provincia abbiamo potuto costruire questo contenuto che doveva essere proprio espressione di tutto quello che, come diceva Nesi, c'è di bello nel nostro distretto a livello di produzione tessili, quindi andando a cercare anche le realtà anche più espressive di questa bellezza, una bellezza che a volte non è semplicemente nella struttura decorativa, ma risiede nella costruzione, nella tecnologia, nel pensiero che c'è dietro a una progettazione tessile, quindi facendo anche un'operazione di ricerca proprio sulla natura di un tessuto. Questo titolo, Il tessuto è tutto, praticamente, come vi ho detto, sostenuto dalla provincia col contributo della Regione Toscana, Comune di Prato e Camera di Commercio, nasce da una espressione di Yohji Yamamoto, che è un grande maestro appunto della moda, che fa parte di tutto il filone, diciamo, Japan dagli anni 80 in poi. Ancora, tra l'altro, noi ci dovevamo fare una mostra che poi è naufragata per motivi naturalmente economici, ma il quale ha appunto esclamato: il tessuto è tutto, cioè la capacità di questo materiale di rappresentare un universo, diciamo, un micro universo che può essere quella della moda, ma anche una metafora di un pensiero più ampio, no? Di rappresentare come una grande placenta da cui si origina, diciamo, tutte le cose. C'è questa visione un po' particolare di questo prodotto, che chiaramente è espressione poi della moda. Quindi era l'idea di utilizzare questa sua espressione per far capire anche il nostro intento, un'espressione quindi forte. E in questa ricerca noi dovevamo praticamente collaborare con le aziende del distretto. Inizialmente abbiamo selezionato una cinquantina di nominativi, poi piano piano siamo andati a decrescere, ne abbiamo selezionate 30. A questi 30 abbiamo mandato una lettera per coinvolgere appunto ciascuna delle aziende nella disponibilità a partecipare alla mostra, a mostrarci il campionario, a darci anche dei consistenti quantitativi di tessuto, perché l'idea era quella di trasformare il tessuto in un oggetto d'arte, no? Anche trasferendo la funzione originaria del tessuto come strumento di un capo d'abbigliamento, come linguaggio di capo d'abbigliamento, uno strumento poteva essere flessibile anche un'interpretazione nel design d'arredo oppure anche nell'arredo stesso. Quindi devo dire che gli imprenditori, a parte un paio di casi che non erano interessati, si sono dimostrati tutti disponibili. Il lavoro massacrante è stato quello di fissare gli appuntamenti, perché non si tratta soltanto di contattare l'imprenditore che ti dice ok, ma di contattare anche il tecnico che poi segue il campionario, che sta dentro l'azienda e che quindi ti può dare un suggerimento sui tessuti da scegliere, o quelli disponibili, o quelli che interpretano al meglio l'installazione che tu andrai poi a sviluppare. Quindi praticamente i tessuti selezionati erano circa 200,
da alcune aziende ne abbiamo prese di più, da altre di meno. E diversi per texture, per resa estetica, alcuni appunto con effetti di trasparenza, altri compatti, altri tecnici, altri pelosi, altri armaturati. Cioè, abbiamo anche cercato di diversificare, ecco, la selezione di questi materiali, ma tutti di altissimo profilo. E sulla base di materiale che abbiamo, diciamo, selezionato, siamo andati a costruire un progetto, che sta tra l'arte e l'architettura. E in questo devo dire che i nostri architetti ci sono venuti incontro, dando un'interpretazione anche un po' nuova e ludica a questi tessuti. In questo percorso, no, di ricerca, che è durato 3 mesi, sono stata affiancata da un textile designer, che lavora per diverse aziende, che è in contatto con aziende molto importanti anche a livello internazionale, e anche grazie a lui sono stata in grado di scegliere, i prodotti più interessanti da proporre poi in allestimento. Quindi, questo era un po' il percorso che il nostro architetto aveva pensato, e ciascuna delle installazioni, erano 14 installazioni, è stata interpretata da tipologie di tessuti diversi prodotti dagli imprenditori, di Prato. Quindi, si parte dalla prima installazione, quindi c'era anche una dimensione un po' onirica e fiabesca in questa mostra, dove appunto il tessuto viene interpretato o il prodotto viene interpretato per quella capacità evocativa che trasmette a livello proprio materico. Una delle installazioni che avevamo pensato erano queste grandi lampade, di dimensioni dai 3-5 metri, cose enormi, rivestite di tessuti lavorati a maglia, con macchine da maglia in maglieria. Quindi in quel caso siamo andati da aziende che producevano filato di maglieria, molto, diciamo, di tendenza. Abbiamo scelto i filati che ci sembravano più interessanti dal punto di vista tecnologico, di appeal, di immagine, eccetera. Siamo andati poi, diciamo, in un'azienda che ci ha prodotto i teli a maglia, proprio con alcuni punti maglia, poi tra l'altro alcune le abbiamo fatte anche lavorare, e poi siamo andati con un tappezziere a rivestire, diciamo, l'intelaiatura che l'architetto aveva predisposto per la creazione di queste di queste grandi lampade, di queste grandi lanterne. La prima si chiamava appunto Mille e una notte, evocava appunto questa dimensione un po' dell'ampolla luminosa, della lampada, ad olio, no? Era un po' un'evocazione di questo passato un po' magico, interpretato appunto dal filato, di maglieria, in diverse texture, dalla texture più, come dire, prendi infilato metallico, alla lana mohair però lavorata con motivi fantasia, a quella, diciamo, più tecnica, in 6 grandi installazioni che abbiamo posizionato in diverse aree del museo. Diventavano oggetti veramente di design, vi assicuro l'effetto era molto bello, con una lampada calata al centro. Qui vedete sia la parte in fase di montaggio, che la parte appunto del disegno del progetto, del primo progetto dell'architetto. Un'altra area invece era dedicata a un luogo fisico dove il textile designer sta per creare le proprie, produzioni, cioè lo studio. Lo studio di un textile designer si basa anche sull'osservazione di libri campionario che appartengono a periodi diversi, studia più che altro l'immagine del tessuto, anche del tessuto antico, in relazione alla riproposta contemporanea. Vale a dire, se quest'anno va un tessuto con effetti bouclé, lo rivisito chiaramente con nuovi filati, però ottengo un effetto simile.
Quindi lo studio era caratterizzato praticamente da un tavolo grande dove avevamo disposto questi libri campionari che sono nelle nostre collezioni, libri campionari di dimensioni giganti, ricreando proprio la dimensione di uno studiolo. Un'altra invece installazione si intitolava Il cappotto. In una delle sale del museo abbiamo appunto questa specie di grande cubo, un po' tipo cubo di Kubrick, rivestito di un tessuto meraviglioso, che questo vedete non rende giustizia l'immagine, perché è un velluto fatto con la tecnica patchwork di assemblaggio di vari pezzetti, no, di tessuto, ciascuno diciamo proveniente da pezzi diversi che sono state decolorate, quindi rimesse insieme fa un po' un effetto vintage, no? Un effetto con cazzature di colore diversificate sulla superficie con queste legature a zig zag, tutto in velluto, molto bello, con dei toni che andavano dal verde al blu al marrone. E questo si prestava a interpretare un capo d'abbigliamento che in qualche modo, diciamo, nobilitato, in qualche modo nelle corde della produzione pratese, cioè il tessuto da cappotti, questi tessuti un po' pesanti, come vi ho detto li abbiamo rinobilitati perché in realtà questo è un velluto, quindi un tessuto nobile. Però sopra questo cappotto ideale avevamo pensato di farci, di applicarci dei bottoni, no? Cappotto a dei bottoni, ma rivestiti di che cosa? Ci vorrebbe un tessuto da camiceria, quindi siamo andate in alcune aziende che producevano tessuti da camicia, tra l'altro per Burberry, che quindi è anche un marchio insomma conosciuto, abbiamo selezionato diverse fantasie o diverse lavorazioni anche proprio a livello d'armature di questo tipo di stoffe e abbiamo rivestiti questi dischi. Erano dischi a dimensioni diverse che abbiamo, diciamo, appoggiato sulle superfici in maniera un po' spread in verticale. Un altro lavoro interessante, un'altra installazione è la Foresta di Liane, come vedete c'è tutti questi titoli, perché doveva proprio lavorare su concetti, diciamo, che vanno oltre il prodotto, Il prodotto si supera, il prodotto è talmente bello che diventa qualcosa di diverso, qualcosa d'altro, una forma artistica di espressione. La Foresta di Liane era appunto una installazione, dopo vi farò vedere naturalmente anche l'immagine finale, di una serie di tessuti a maglia con diversi effetti, diciamo, dati dalla qualità del filato utilizzato, colori, superfici, no? Che venivano, diciamo, cuciti in forma tubolare, annodati e fissati a una griglia a soffitto. Il visitatore attraversava questa foresta, quindi c'era proprio un percorso, come dire, fisico d'attraversamento di queste liane, dove erano state anche montate due casse che mandavano questi chip chip di cinguetti di uccellini, quindi sembrava di entrare appunto in una foresta, in una reale foresta, non fatta di cose vegetali, ma fatta di tessuti. Quindi era bello l'impatto che permetteva appunto di entrare e sentirsi investiti da questi tessuti che comunque mandano degli aspetti sensoriali, ciascuno diverso dall'altro. Un'altra cosa interessante che abbiamo sperimentato sono questi tessuti da cappotto di cashmere. Questi sono tessuti tradizionalmente, uno di questi anche di Burberry, tra l'altro, delle collezioni, ma Burberry non lo sa, quindi non glielo faremo mai sapere. Questi li abbiamo tenuti anche in dotazione, cioè, nel senso, abbiamo investito nel farli, però è anche parte dell'arredo del museo. Sono tessuti per capispalla, quindi cappotti, giacche oppure gonne, realizzati con il 90% di cashmere, quindi fibre di pregio, e le aziende ce l'hanno, vi assicuro, date delle metrate di queste stoffe.
E abbiamo pensato che cosa ci facciamo con questo tipo di tessuto. Beh, cambiamogli la natura, eh? Uso per abbigliamento, trasformiamoli in tessuti per arredamento, creiamo qualcosa di diverso. Quindi siamo andati a un trapuntificio che si trova nel nostro territorio, abbiamo scelto di trapuntare anche il tessuto insieme a una falda in modo da creare delle disegnature, come vedete ognuno ha una disegnatura diversa, a rombi piuttosto che a bottoni, piuttosto che a quadrati, piuttosto che capitonné, anche facendo un po' una scelta sulla base del tipo di tessuto, del disegno del tessuto che avevamo, quindi stravolgendo anche, che ne so, l'ordine di questo tartan che è quadrettato, gli tagli la diagonale, insomma già fai un effetto di un po' di spezzare, diciamo, l'allineamento di questo disegno. E poi abbiamo fatto delle sedute di più di 3 metri. All'inizio Marco, cioè l'architetto aveva pensato ad un grande materasso, è la prima idea, quello vedete nel disegno, a un grande materasso con luce morbida. È come una culla su cui uno si rilassa, eh? In realtà poi in una seconda in un secondo ripensamento, perché le cose poi si ridiscutono, ci si ritorna sopra, no? A seconda anche del prodotto che siamo riusciti a trovare, si fa un ragionamento. Dice, vabbè, allora non facciamo più tutta una cosa unica, facciamo una cosa spezzata, facciamone 10. Alla fine abbiamo appunto fatto una decina di questi divani di 3 metri, lunghissimi, che tra l'altro servivano anche per un uso pratico, non soltanto per installazione, e l'abbiamo chiamata Ottomana, questa installazione, perché ci veniva in mente l'Ottoman, il divano Ottoman che ha queste caratteristiche di trapuntato e così via. Usando però, come vi ho detto, appunto, usando stravolgere la funzione appunto del tessuto da abbigliamento ad arredamento. E molti ce l'hanno chiesto se erano in vendita, perché piaceva questa idea. Se non che l'unico inconveniente, noi l'abbiamo fatto chiaramente per un motivo d'allestimento, ma il tessuto di cashmere può fare anche un po' di peeling, quindi magari non è consigliabile usarlo perché dopo un po' comunque facendo peeling si va a consumare velocemente. Però vi assicuro che li abbiamo riutilizzati all'infinito, dal 2012 in poi, sono serviti tantissimo per tutta una serie di eventi che abbiamo fatto. Quindi è stato alla fine un investimento. Questa invece è un'installazione interessante, fatta con tessuti tecnici, il gigante dei tartan si chiama. Perché abbiamo omaggiato il disegno tartan? Perché il disegno tartan è proprio una delle disegnature più tipiche del prodotto pratese. Non c'è campionario dalla metà dell'Ottocento in poi delle aziende del territorio che non abbia presentato un tartan. Tartan che cos'è? Lo scozzese, quello che noi chiamiamo lo scozzese. È un tessuto fatto da varianti di colore nordito in trama, no? Che quindi con un'armatura generalmente in diagonale, che riprende dai tradizionali tartan scozzesi, quindi dalle disegnature dei clan scozzesi. E che è stato tanto prodotto da noi perché è un evergreen anche questo, e come emotiva griccia del Rinascimento vi ho fatto vedere stamani, il tartan non esce mai dalle collezioni, è un classico che va benissimo in tutti i tipi di abbigliamento, dal sportswear, poi abbigliamento appunto da pantalone, da giacca, ora sta rientrando anche nella moda maschile proprio a gran passo. Per cui i fratesi l'hanno infinitamente prodotto, senza bisogno di creare tanto, prodotto in grandi quantità, imitando anche diciamo, i moduli scozzesi, gli originali copyright scozzesi, prendendosi anche delle denunce per imitazione dei disegni scozzesi. Ma ecco, non. Come disegno è sempre stato nelle corde, questa volta ed era prodotto in lana cardata, quindi in un processo tradizionale nostro. Che cosa abbiamo fatto?
diciamo, leviamolo da questo contesto della lavorazione tradizionale, estrapoliamo il concetto di tartan, di tessuto quindi formato da righe inordite in trama che si incrociano, e invece usiamo per contrappunto tessuti tecnici. Quindi siamo stati in un'azienda che produce tessuti adatti a creare degli stand, quindi per un uso legato proprio all'arredo, ma all'arredo effimero, quello che si consuma in poco tempo, che serve per fare installazioni di per uso fieristico soprattutto. Abbiamo selezionato i tessuti, li abbiamo fatti anche lavorare apposta in modo che dritto e rovescio fossero uguali, quindi li abbiamo fatti accoppiare, quelli dello stesso tipo, e abbiamo creato delle tensostrutture che permettevano di far intrecciare il tessuto a colori diversi, proprio come se si trattasse di un intreccio tessile. E vedrete appunto l'effetto è molto molto bello. Un'altra cosa su cui avevamo invece bisogno di traslucenza o di trasparenza o di evocazione, diciamo, all'aria, è stata interpretata appunto da questi tessuti a maglia. Questi sono proprio tessuti non di lavorazioni per la maglieria, ma tessuti a maglia, cioè che utilizzano telai particolari. E sono tessuti con effetti di trasparenza, quindi siamo andati in un'azienda che li produceva, anche questi con caratteristiche di look di innovazione particolari. E abbiamo trovato invece in un'altra azienda un bellissimo tessuto, questo è fantastico, un tessuto maltinto con delle stampe a pigmento dorato, che è quello che vedete qua alla vostra sinistra, che è un tessuto che poi dava proprio l'impressione delle nuvole. Quindi avendo le capriate nel museo, quindi questo sistema di travatura, abbiamo proprio assecondato il movimento dell'architettura facendo scendere dall'alto questi teli e creando questi nuovi cieli. In un'altra azienda, che tra l'altro è quella del nostro presidente, Cavicchi, loro producono da sempre finte pellicce. Le finte pellicce, o le pellicce ecologiche, sapete, sono andate, diciamo, negli ultimi 15 anni, 20 anni a sostituire la pelliccia vera, e vengono utilizzate sia per fuori che per l'interno dei capispalla. Non sono banali agnellini come veniva fatto nell'Eskimo degli anni 60, no? Queste pellicce di finta agnellino, ma sono veramente frutto di una ricerca interessante, no? Sugli effetti che talvolta si ottengono mescolando, che ne so, così gli effetti del piumaggio di un uccello insieme a quelli invece di un vello di un animale. Ora qui non si vede tanto, però era molto divertente questa finta pelliccia fatta con dei peli stampati a pois bianchi su fondo nero, che imitavano un po' le penne dello struzzo, no? Oppure superfici dove questo vello è laminato. Qui siamo andati in un'altra azienda a cercare questo tessuto con questo pelo su cui era stato fatto un effetto di laminatura a caldo che dava un effetto bronzo, oppure pellicce che proprio imitano realmente gli effetti che in natura ha la pelliccia del castoro piuttosto che quella della volpe, piuttosto che quella del visone, ecco. Ma comunque prodotti di alto livello, dove veramente anche al tatto c'era da confondersi con l'originale, chiaramente, insomma, per macroline, ma insomma anche la texture, il tatto era molto bello. E questa installazione l'abbiamo chiamata il buon selvaggio. Il buon selvaggio perché, riamandosi un po' a quella tendenza di fine Settecento, no, che ha introdotto
quello che è il gusto animalier. L'animalier, diciamo, nella storia del design tessile comincia ad esplodere questo stile del maculato, leopardato, soprattutto appunto nel tardo Settecento, quando gli illuministi recuperano l'idea del buon selvaggio, cioè dell'uomo che vive in armonia con la natura, si veste di pelliccia animale, vive bene con il mondo animale e trova lì la sua dimensione naturale. Quindi per associazione di idee c'era venuto da pensare a questo. Ed era una parete intera tutta tappezzata da sei grandi pezzi di tessuto che erano affiancate l'una all'altra con effetti diversi di pelliccia. Questo da un'azienda che produce proprio nello specifico veste. Scusate. Un altro invece installazione è il labirinto. Il labirinto della mente, inizialmente chiamato da Marco, dall'architetto, ha detto ma chiamiamolo labirinto e via, labirinto della mente, siamo noi che ci stiamo sbucciando il cervello per cercare dei tessuti adatti a costruire questa installazione. Non era semplice questa installazione perché Marco aveva previsto appunto una specie di telaio, anche questo fatto a rete, su cui erano piegate delle canaline con dei LED che dovevano praticamente servire da punto d'ancoraggio del tessuto e allo stesso tempo da riserva di illuminazione per l'installazione. Naturalmente questa installazione richiedeva tessuti leggeri, trasparenti, attraversabili quindi dalla luce, che davano questa idea appunto della estrema appunto della traslucenza, no? Il labirinto doveva essere qualcosa che si attraversava anche fisicamente, quindi ci si entrava dentro, ci si perdeva, si guardava tessuti, si toccavano, ecco, aveva questo tipo di peculiarità. Anche qui siamo andati in aziende che producevano jersey anche con superfici leggermente con superfici di accoppiato, quindi anche molto morbide al tatto, microfibre, garze. Abbiamo trovato delle bellissime garze che non erano ottenute attraverso un telaio da garza. Se qualcuno appunto conosce il telaio da garza, serve per fare un certo tipo di armatura a traforo. Ma il traforo era ottenuto attraverso un sistema chimico di distruzione di una fibra cellulosica che messa nell'acido decade appunto durante questo processo chimico e quindi si forma un tessuto traforato. Un altro elemento che sta nel nostro DNA al tessile è il campionario. Noi li abbiamo al museo come oggetti fisici campionari. E l'architetto si era immaginato dei macro campionari, dei libri campionari giganti, sono dei libri con delle costole aperti con dentro tutti i campioni di tessuto. E li aveva immaginati come un grande asterisco, anche questa idea è stata un pochino modificata perché a me mi piaceva proprio l'idea del libro, cioè che avesse le ali rivestite di un tessuto tecnico, così come la costola, quindi abbiamo fatto ricerche sui tessuti tecnici più adatti a rivestire, diciamo, quello che doveva essere la coperta di questo campionario gigantesco, e poi dentro il campionario siamo andati invece a selezionare dei tessuti che, di fascia molto alta, vale a dire tessuti destinati per esempio alla confezione di capi di Chanel, cioè tessuti che quindi andavano su una fascia di mercato importante, quindi piccoli, di pezzatura piccola ma estremamente preziosi. Anche le aziende su quelli ci avevano il braccino corto, più di un frammentino, ecco, ce l'hanno dati, però devo dire tessuti di grande qualità, di grande anche ricerca a livello di filati, di fibre, di texture, di processi, insomma, veramente, insomma, il top del top che si poteva avere.
Questo per quanto riguarda il tessuto armaturato o lavorato a stampa con filati speciali. Poi avevamo anche un altro libro campionario invece che aveva tessuti fatti in baby suri. Baby suri è il top del Kashmir, il top del top, la qualità più alta di Kashmir. Che quindi erano veramente degli oggetti che avevano una brillantezza, una lucentezza particolare e che erano stati usati nelle ultime collezioni di Prada, quindi andavano su anche questi su una fascia alta di mercato. Quindi, come vedete, installazione per installazione siamo andati a cercarci il tessuto più idoneo. Un'altra cosa molto carina, questa installazione chiamata Il Villaggio, una serie di casine, immaginate come casine di grande formato, di vario formato, da piccola a grande, che è tenuta in sospensione, quindi anche un po' elastiche, diciamo, come installazioni, oppure una sola mi pare calata a terra, che erano fatte appunto da rivestite da un tessuto di poliuretano. Abbiamo trovato un'azienda, che è anche questa, che fa ricerca su questo tipo di materiali, che produce soprattutto tessuti da piumini, da questo tipo di abbigliamento, che però non è proprio sportivo, è diciamo tra lo sportswear e l'elegante, scicchettoso, in poliuretano, con appunto questa specie di trapuntature a disegno, simili a pizzi tra l'altro, che appunto davano questa idea della trasparenza. E l'ambientazione di questo villaggio era concepita con le voci dei bambini che giocano, quindi c'era un audio che trasmetteva queste voci di bambini che giocavano, che ridevano, piuttosto che il cane che abbaia, dimensione appunto della campagna, con queste case sospese in una visione quasi appunto del tutto fiabesca. Poi l'abbraccio. Dunque, un altro settore di produzione riguarda appunto questo capo d'abbigliamento, questo accessorio, diciamo, più che altro, che è la sciarpa. Tante aziende si sono buttate proprio nel settore della produzione della sciarpa. Tra tutte, forse quella che conoscete di più, che sta dietro al mondo della moda, è quella di Sarti, Monica Sarti. Non so se le conoscete queste sciarpe, ma costano uno stonfo, tipo. Costano tanto, ma anche il prodotto è molto alto. Si tratta appunto di materiali di pregio, spesso appunto sono gaze di sete cashmere, oppure tessuti agugliati con un pochino di pelino superficiale, oppure stampe di altissima qualità. Quindi l'abbraccio era una zona, diciamo, di posizionamento di queste sciarpe appunto di altissimo pregio. Le colonne, l'ultima parte, diciamo, dell'allestimento era dedicata invece a queste colonne sospese, tipo colonne d'Ercole, che quindi dovevano essere interpretate da dei tessuti compatti, lavorati in superficie, anche con disegni jacquard. Ne abbiamo trovati diversi di questi tessuti, ma soprattutto abbiamo trovato dei velluti che erano stati lavorati da questa azienda con una macchina degli anni 40, quindi aveva fatto un lavoro di imprimitura del disegno sulla superficie acciaccando la fibra, quindi erano venuti dei capolavori. Oppure sempre la stessa azienda aveva fatto un lavoro con il laser, ma non a traforo, è un laser che permette di decolorare progressivamente la superficie del tessuto, quindi da blu magari alcune parti erano celesti, alcune parti bianche, cioè col laser usato non tanto per forare la superficie, ma per decolorarla. Quindi anche queste delle sperimentazioni, delle innovazioni particolari. E infine, diciamo, tutto il percorso si concludeva con
questo tessuto meraviglioso, che sono tessuti di agugliati, fatti su una base che è di lana finissima o cashmere oppure lana e seta, che erano stati tinti, mal tinti, cioè tinti apposta a macchie, proprio per, questa azienda ce l'ha quasi fatta, diciamo, solo per noi, per immaginarsi una cascata d'acqua che scendeva su uno specchio. A terra era posizionato uno specchio, grande quanto la caduta virtuale di questa acqua, e quindi rigonfiava con la schiuma. Una texture leggerissima, impalpabile, finissima, che poi noi abbiamo riutilizzato, questi tessuti sono stati riutilizzati nel bookshop sotto forma di sciarpe. Naturalmente sono stati portati in lavaggio, ricondizionati, ma poi utilizzati sotto forma di cashmere. Queste erano le 14 installazioni. Per trovare i tessuti adatti a ciascuna installazione, appunto, abbiamo dovuto fare questi giri in azienda, il che ha voluto dire di solito fare due viaggi, uno per spiegare all'imprenditore il senso della mostra, che cosa volevamo, che tipo di prodotto volevamo, lui ci doveva mostrare il campionario, noi fare una selezione, capire se quel tessuto era disponibile, perché magari quello si vede in campionario poi non è disponibile in produzione, non tutto il campionario viene fatto, ne viene fatta una parte richiesta da un cliente, non è che ce lo potesse fare solo per noi, quindi abbiamo dovuto anche capire qual era il prodotto disponibile, e da lì poi naturalmente sotto le indicazioni degli architetti con misure alla mano chiamare installatori in grado di poterci realizzare appunto queste opere, perché veramente, a parte, è stato divertente traslare tutti i concetti di tessile in altre forme, però è stato anche interessante questa specie di processione, io la chiamo processione, che abbiamo fatto in azienda, perché comunque ci ha permesso di fidelizzarsi con gli imprenditori, ed è un lavoro che necessariamente un museo di distretto, un museo che lavora in una realtà connotata da un punto di vista economico, deve fare, cioè arrivare a creare una fiducia tra l'istituzione e l'imprenditore, assicurargli che quell'opera, quel tessuto avrà la giusta visibilità, l'azienda avrà il suo ritorno di immagine, sarà citato tutte le persone che hanno collaborato a procurarci questi tessuti, i tecnici che ci hanno dato informazioni, quindi un lavoro, come dire, di public relation importantissimo, che chiaramente è servito a cementare il nostro rapporto del museo con questo pool di aziende in questo momento, anche per il futuro, perché vedendo il risultato chiaramente poi l'azienda è stata molto contenta di aver collaborato e di aver aderito a questo progetto. Quindi ora vi faccio vedere le immagini. Queste sono le immagini relative alla parte dello studio, le lanterne, il tartan con queste fasce di tessuto tirato, scusate, poi sta per venire un nubifragio, questi divani appunto caratterizzati dalle tre puntature, i tessuti che vedete in alto che rappresentavano l'installazione del cielo, il tartan messo appunto in verticale vicino all'illuminatore, ai fari, dava una bellissima luce. In fondo intravedete il labirinto con i LED, quindi l'immagine frontale è quella che voi avete alla vostra sinistra, alla destra invece c'è la selva delle liane, quindi questo corridoio che si andava a traversale con la percezione, la possibilità di toccare i tessili e di comunque avere questa idea di essere immerso in un mondo materico. Questo era il labirinto, che era invece fatto di tessuti leggeri, trasparenti,
impalpabili, però ecco, ognuno era diverso dall'altro. Abbiamo scelto proprio 200 tessuti diversi l'uno dall'altro, quindi con o caratteristiche d'armatura o caratteristiche di fibra che comunque andavano verso il concetto di leggerezza. Questo invece è il buon selvaggio, è praticamente anche questa una superficie che andava toccata, c'era una parte esperienziale perché queste finte pellicce erano veramente morbide e molto belle, insomma, come effetto anche di rivestimento. Questi erano i libri campionario, vedete che sono connotate anche le costole, avevo ricreato proprio il disegno di una costola con diciamo la parte dei piatti del libro, tutto rivestito in tessuto tecnico. All'interno vedete, proprio come in un libro, si vedono i tessuti, quelli più preziosi, che siamo andati a posizionare proprio nel centro. Questo invece era l'abbraccio, che era molto semplice come installazione, con tutte queste sciarpe ordinate per gradazioni cromatiche, ma anche per effetti di decorazione, alcune a stampa, alcune jacquard, alcune con effetti di degrado cromatico e così via. Le casine, il villaggio, con queste casine sospese, però anche qui c'era una parte audio, questi tessuti particolari che imitavano pizzi, poi le colonne, tutte colonne messe in sospensione, erano 8 colonne che erano fatte appunto di questi tessuti pesanti, velluti, piuttosto che appunto addirittura questa colonna in fondo, mi ricordo il baby suri, quindi un tessuto di pregio con questa disegnatura a righe, oppure altri tipo i floccati che si vedono, di cui uno si vede sullo sfondo, lavorate al laser, eccetera. Queste erano le colonne sospese, alcuni di questi erano anche agugliati come tessuti. Ecco. Il backstage della mostra, ecco, è stata un'altra cosa che abbiamo inaugurato, cioè il dietro le quinte, che è visibile appunto su YouTube. Ecco, questo è il lavoro, diciamo, descritto nello specifico. Ora, chiaramente l'effetto generale non è percepibile, ma vi assicuro che appunto queste stanze erano veramente belle, soprattutto in questa visione del tessile appunto percepito come una forma d'arte, un materiale adatto ad esprimere anche appunto oggetti d'arte, installazioni contemporanee. E come esperienza soprattutto che abbiamo fatto con le aziende. Bene, avete delle domande? No, questa mostra non c'è più. Questa è stata una mostra temporanea che abbiamo tenuto 6 mesi. Sì. Generalmente le temporanee massimo stanno 6 mesi, se non stanno 3 o 4 mesi, ecco, non stanno di più. Però è stato un impegno notevole, soprattutto di relazione con il territorio. È stato utile, molto utile, anche perché si è capito chi fa cosa. Cioè, perché poi conoscere un'azienda significa conoscere anche il prodotto, e quindi a quell'azienda si può chiedere soltanto quel prodotto piuttosto che un altro. Il fatto che poi ci sia stato un risultato anche pratico è stato importante, perché hanno visto i loro tessuti installati, quindi sono stati molto fieri di aver contribuito. Ecco. Ma quanto tempo è passato dall'ideazione fino alla realizzazione? Allora, come succede in queste situazioni, la disponibilità, credo, perché noi si viaggia sempre su budget prepensati e sicuri fino all'ultimo centesimo, quindi una certa sicurezza l'abbiamo avuta alla fine di dicembre, quindi i primi bozzetti sono stati fatti
scusa, a metà di dicembre i primi bozzetti sono stati fatti i primi dell'anno successivo, poi è cominciata la processione in azienda e poi l'installazione mi pare i primi 15 giorni di, sì, i primi 10 giorni di marzo, quindi tutto sempre di corsa, però ecco, lavorone, sì. Di solito sì, ecco, questa è una mostra per noi abbastanza gestibile nei tempi. Ci sono mostre che ci vuole un po' più di tempo, però un po' la pratica, un po' diciamo l'esperienza anche da avere degli installatori, insomma, che sanno quello che si vuole, come si vuole, anche gli architetti ormai stanno entrando nelle nostre filosofie, quindi non c'è tanto bisogno poi alla fine di discutere perché siamo abbastanza allineati, però anche questa è una cosa che si costruisce nel tempo. E quindi se anche i tempi sono un po' stretti, ci si deve fare, ci si fa tardi, però si combatte, però si realizza, ecco, questa è un po' la nostra filosofia, sì, sì, sì. Scusate, devo far passare il microfono per lo streaming. Allora, per quanto riguarda la prima mostra, quella sul Kashmir, abbiamo analizzato le cinque sensazioni e io personalmente non mi è chiaro quella sull'olfatto. Quella sull'olfatto, come è stata esibita quella? Perché? Con i prodotti che vengono fuori dalla lavorazione, diciamo, dell'animale. Al di là del vello, l'animale produce latte, con il latte si fanno i formaggi caprini e quindi quello era il gusto. L'olfatto invece è dato da dei prodotti di profumeria che si fanno sempre con il latte della capra e che sono, diciamo, sì, è questa azienda particolare che cioè, ci ha dato modo, conosce, diciamo, questa realtà che è piccola poi alla fine, di fare una mostra che noi ci piaceva traslare su tutti i sensi che questa fibra che viene da questo animale può dare, anche su quello che non è la fibra di per sé, ma quello che l'animale rappresenta nel suo essere portatore di una fibra nobile, quindi anche il latte, i formaggi, quindi avevamo questa forma di formaggio in esposizione, d'altra parte noi vendevamo i cinque sensi del Kashmir, quindi ci doveva essere tutta una testimonianza scientifica, quindi quello era una testimonianza, insomma. No, è stata molto divertente, poi questa signora nel giorno dell'inaugurazione ha portato anche dei cuccioli di capra Irkus che avevamo messo lì all'ingresso del museo, erano veramente deliziosi, quindi hanno costituito una sorta di attrazione, sì. Sì. Poi qualche imprenditore ha comprato anche, siccome questo allevamento è anche costruito nella logica di diffondere l'allevamento della capra Irkus, che non è un allevamento proprio facile, deve essere molto controllato per ottenere anche degli incroci a tutte, diciamo, degli incroci di razze sempre che producono lo stesso colore di vello, quindi al naturale il Kashmir è marrone piuttosto che nero piuttosto che bianco, quindi vanno tenuti accoppiati, diciamo, tutti gli animali. È un tipo di allevamento complesso. Poi c'era un po' la prescrizione che soltanto a altitudini molto alte il vello arriva a un micronaggio molto fine. In realtà lei ha messo a punto, insieme all'Università di Pisa, un sistema di incroci per cui a lei diviene anche un micronaggio, non finissimo, ma di media grandezza, e lei ha una piccola produzione di sciarpe fatte a mano, bellissime tra l'altro, produce anche questi prodotti cosmetici, insomma con questo allevamento di un centinaio di capi lei, diciamo, è riuscita, insomma, a dare un esempio di buone pratiche, come si direbbe, e mi piaceva poi valorizzarlo perché poi era calzante anche dentro i contenuti di questa mostra che voleva promuovere questa fibra. State organizzando qualcosa per Expo 2015 a Milano? Allora, io credo che
ci sia un progetto che passa però attraverso l'Unione Industriali e quindi è ancora in fase di valutazione. Per ora, diciamo, di concreto non c'è niente. C'era stato chiesto in una prima battuta, sì, se eravamo disponibili, poi è traslato su altre cose, per cui al momento non ci sono novità. Altre domande? Per le mostre, al di là dell'assicurazione per la movimentazione, diciamo, si stipula un'assicurazione specifica per il tipo di allestimento, per esempio? Oppure rientra nel piano di sicurezza del museo? Nel piano di sicurezza del museo è previsto una sorta di contratto, diciamo, di assicurazione che il museo stabilisce con le ditte incaricate, perché le ditte incaricate dell'allestimento devono avere diciamo scale o attrezzature portate da loro stesse, non possono usufruire di quelle del museo perché le loro scale o i loro strumenti devono essere, diciamo, a norma di sicurezza. Quindi si crea una sorta di convenzione tra museo e ditta che riceve l'incarico, per cui loro ti assicurano che hanno tutto a norma, tutta la loro attrezzatura, e che se succede qualcosa, succede per chiaramente una loro disattenzione, perché usano strumentazione loro. Quindi mi raccomando, non fate usare scale del museo, ma scale soltanto che vengano fornite dalle ditte. E questo sta nel piano della sicurezza. E nel caso invece la mostra venga allestita, diciamo, dal personale del... Non succede mai? O succede? Purtroppo, diciamo, succede spesso, perché sono io che poi mi arrampico come una scimmia da tutte le parti, ma cerco di stare attento. Comunque siamo sempre in due a fare operazioni che possono essere sollevamento di materiale piuttosto, quindi si lavora sempre in sicurezza. Quindi, no, ma per il visitatore c'è bisogno di prevedere una cosa specifica? No. Per gli esterni e per il pubblico il museo è assicurato nel caso. Chiaramente però quando si fa le mostre è importante che gli architetti prevedano uno spazio di transito tra un'installazione e l'altra, cioè quel 1,20 m che è previsto per far transitare una persona, quindi si deve aver presente anche il criterio di transitabilità tra teca e teca, tra installazione e installazione, tenere libere le vie di fuga, questo sempre, tutto quello che è previsto dalla sicurezza deve anche rientrare nel piano dell'allestimento, non è che si può fare e mettere cose dove ci pare, oscurare porte che devono essere lasciate visibili, purtroppo, perché alcune volte sono brutte da vedere, però no, non si può nascondere neanche gli estintori, ecco. Per quanto riguarda la camicia bianca, la mostra di Gianfranco Ferré, è stata per caso progettata, che so, durante quel periodo una differenza di genere, maschile, femminile? No, questa era una camicia bianca femminile. Ah, quindi era quella femminile, perché è la, diciamo, quella su cui lui concentra più tutte le sue attenzioni creative. Nella linea maschile è una linea, diciamo, che viene un po' a ruota di quella femminile, però l'innovazione nasce sulla camicia da donna, è quella che gli dà più possibilità creative. In fondo nell'abbigliamento maschile, diciamo, i canoni più o meno sono sempre gli stessi canoni, diciamo, strutturali della camicia. Quella femminile, se devo dire, si è proprio sbizzarrito. Ce n'è una in modo particolare che io ho chiamato, perché poi le ho rinominate tutte queste camicie a seconda di quello che mi mandavano. Una era stata pensata proprio traslando il collo al punto vita, quindi il colletto era qua e la parte invece della finale della camicia era girato in avanti.
Allora l'ho chiamata canone inverso perché era una camicia che nel bozzetto si leggeva come una normale camicia, in realtà poi indossata diventava una blues in virtù di questa traslazione che lui aveva fatto, stravolgendo il sotto e sopra e facendo comunque che quella fosse una camicia. Quindi era bellissima l'operazione che aveva fatta nella stravolgere e riassegnare lo stesso valore a quel capo d'abbigliamento. Sono un grande personaggio, veramente, mi ha fatto tanto piacere studiarlo perché io non è che ho tutti i contenuti sotto mano, delle volte ho dei contenuti con cui ho più familiarità, quindi se si parla di tessuti storici chiaramente sono la mia materia, specialmente il Rinascimento è stata la mia materia, però comunque i contenuti più vicini al settore della moda sono contenuti che io posso studiare, che diciamo da tempo sto studiando, ma che di volta in volta poi approfondisco, insomma. E tutte le volte è un'esperienza diversa, perché poi il contenuto anche ti fa venire in mente tante possibilità di trasferirlo in allestimento, oppure di fare anche delle scelte di comunicazione diverse o di approfondimento, proprio perché quell'argomento lì ti chiama qualcosa, ecco. Ora si sta facendo appunto questa mostra, si sta preparando questa mostra non facile perché la materia per me è difficilissima, sui ricami e i merletti di una collezione di una contessa di Bergamo, Antonio Suardi, che ha fatto parte delle industrie femminili italiane, questa cooperativa che alla fine dell'Ottocento aveva l'obiettivo sia di valorizzare il ricamo manuale, che stava soccombendo al ricamo invece di produzione industriale, allo stesso tempo questa cooperativa aveva l'obiettivo di formare le donne ad un mestiere e quindi far sì che nel lavoro delle donne continuasse a sopravvivere quest'arte tutta femminile. Ed era una cooperativa sostenuta al 40% dalla casa regnante. In modo particolare la madrina era la regina Margherita, quindi è una collezione interessantissima con dei pezzi anche del Cinquecento, con dei merletti ad ago e a fuselli del Cinquecento che sono dei capolavori. Per me è un argomento anche questo faticoso perché riconoscere tutti i punti di ricamo non è proprio, diciamo, una passeggiata di salute, devo dire, per me sta diventando un inferno. Ma ecco, anche questo argomento mi piaceva poi dentro la sala storica assegnargli un corner contemporaneo, pertanto siccome appunto il merletto, il pizzo, il ricamo sono elementi che stanno nel look del tessile contemporaneo, non so se avete visto tutte le sfilate, Dolce & Gabbana, eccetera, vari stilisti l'hanno riproposto a livello di look, quindi ho creato un corner dentro la mostra dove avremo dei tessuti rappresentativi della proposta del tessile contemporaneo nell'immagine, diciamo nel desiderio di riproporre l'immagine del merletto o del ricamo. Quindi sei tessuti significativi di produzione pratese che possono essere tessuti accoppiati piuttosto che lavorati al laser, dove c'è però sopravvive il concetto che è dentro il lavoro del ricamo, cioè l'effetto di trasparenza, di traforo, piuttosto che l'effetto pizzo, piuttosto che l'effetto di punto pieno. Ecco, anche perché le nostre aziende, essendo allineate con il fashion, chiaramente parlano lo stesso linguaggio. E una videoproiezione soprattutto dove si vede il concetto anche nella contemporaneità, diciamo l'utilizzo dell'immagine del ricamo che attraversa tutto il design. Ci sono per esempio delle aziende di lampade come la Hartel che hanno, diciamo, rivestito la parte della campana della lampada con del pizzo, piuttosto che aziende che hanno lavorato sempre con questo concetto di ricamo per l'allestimento di divani, oppure anche degli architetti che hanno fatto delle macro installazioni a traforo davanti ad edifici in restauro. Quindi come questo, diciamo, concetto venga poi traslato in vari aspetti del design. Questo per tenere unito l'antico e il contemporaneo, per non mollare questa twinship
tra moderno e tra antico e contemporaneo. Per quanti visitatori ha avuto questa mostra? Dipende dalla mostra di Ferré. Dunque, la mostra di Ferré credo che abbia avuto tipo, ora non ho proprio tutti i conti in tasca, ma 14.000 visitatori, che non è poco per una città come Prato, che ti assicuro non ha tutti questi flussi, ed è una mostra che si è chiusa a giugno, e quindi ha avuto 6 mesi di vita, quindi forse 5 mesi, dal 1 febbraio fino al 30 di giugno, mi sembra. Più naturalmente tutto quello che è venuto anche dell'attività di visite guidate, abbiamo avuto tante scuole che sono venute a fare il laboratorio appunto su questo argomento, soprattutto scuole di moda, istituti d'arte. Quindi c'è stato un bel richiamo. Abbiamo fatto, devo dire, con questa mostra un grande investimento nella comunicazione, portando in conferenza stampa l'inaugurazione della mostra più di 100 giornalisti da tutta l'Italia. Quindi grazie al nostro ufficio stampa sono stati praticamente intercettati i giornalisti di moda tra Milano, Firenze e Roma, fatti pullman, portati al museo, quindi un grosso investimento, ma che credo sia stato molto utile, perché poi il feedback è stato molto positivo sia a livello diciamo di stampa che a livello anche poi di visitatori. Chiudo? Ci sono altre domande? Possiamo chiudere qui questa seconda parte della dottoressa degli innocenti, per poi procedere con la parte di laboratorio che si concluderà alle 19. Quindi facciamo una piccola pausa di 10 minuti per prendere un po' d'acqua appunto dall'esterno. Sì. Niente, va bene.